Nuovo appuntamento con Chiedetelo al Sindaco, la trasmissione in diretta il martedì sera su Onda TV con il Sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli. È già il quarto appuntamento. Sindaco, il tempo trascorre e non ce ne accorgiamo. Questa è la quarta settimana che lei è qui nei nostri studi, davanti alle telecamere di Onda TV, per rispondere ai cittadini di Sulmona. 0864-54215 è il nostro recapito telefonico. Onda TV Sulmona @yahoo.it. Sindaco, innanzitutto, come ha trascorso questa settimana nel bel mezzo della crisi che purtroppo ancora c'è? No, una settimana di lavoro come tutte le altre, naturalmente con qualche impegno di più per avviare, per tenere i rapporti, i dialoghi con le forze politiche, con i consiglieri comunali. È una settimana importante come quella in corso in vista del Consiglio Comunale di lunedì. Sindaco, oggi ci sono stati funerali a Corfinio di Marco Liberatore, il giovane rugbista che era alla guida del pulmino del Sulmona Rugby. Marco Liberatore morto all'ospedale dell'Aquila lo scorso venerdì. Per il comune di Sulmona oggi era presente ai funerali il vice sindaco Luciano Marinucci, lei non è potuto intervenire, sì. Le diamo la possibilità di esprimere il cordoglio per la scomparsa di Marco Liberatore, così come ha fatto per Salvatore di Padova. Sì, esprimo il cordoglio da parte di tutta l'amministrazione comunale, del Consiglio Comunale, alla famiglia Liberatore, un affettuoso abbraccio da parte della città di Sulmona, ma di tutta la nostra comunità. È una vicenda che ci ha colpiti molto a tutti quanti e rinnovo anche l'affetto verso tutti gli altri ragazzi che comunque stanno cercando di andare avanti, di riprendere l'attività, e anche e soprattutto ai ragazzi che poi sono tornati a casa e che in questo momento stanno cercando di riprendere la loro vita normale. Tra un po' daremo spazio alle telefonate, già sono arrivate alcune mail al nostro indirizzo, lo ripetiamo, ondatvsulmona@yahoo.it. Sindaco, facciamo comunque il punto della situazione, del momento politico che si sta vivendo a Palazzo San Francesco. Lei ha già ricordato che lunedì prossimo ci sarà questo Consiglio Comunale sulla crisi, Consiglio Comunale alle 15:30, Consiglio Verità. Che cosa si aspetta per quella giornata, Sindaco? Beh, Consiglio Verità, noi abbiamo fatto una campagna elettorale, abbiamo vinto le elezioni, io sono il sindaco della città di Sulmona e il sindaco di tutti. È indubbio che c'è un dibattito politico in atto con sia le forze di maggioranza e anche con le altre forze di minoranza che naturalmente sono nell'ambito del centro-sinistra. Io penso che ci sono le condizioni oggi naturalmente per avviare un dialogo proficuo, ma soprattutto sulle cose da fare per la città. Vorrei riportare un po' al senso di responsabilità di tutti, soprattutto alcune questioni importanti che oggi la città ha bisogno, che devono essere comunque alla base di un rilancio anche di un'iniziativa amministrativa non solo locale ma anche regionale, e io penso che su alcune questioni, su alcuni problemi dobbiamo essere tutti uniti. È indubbio che io ho avviato il dialogo soprattutto con i consiglieri di maggioranza per capire bene quelli che erano stati i problemi che si sono generati. Sono aperto al confronto, naturalmente con la condivisione, soprattutto per l'impegno sulle cose da fare. Sì, non so se c'è una telefonata, la possiamo già accogliere, se abbiamo la telefonata del primo telespettatore. Se in linea lo possiamo ascoltare. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, prego. Pronto, buonasera. Buonasera. Signor Sindaco, a lei. Buonasera. Le voglio innanzi dire forza e coraggio. Sempre quello, signora. Perché ci serve per la città di Sulmona. Chi l'ha votato spera in lei. Nella sua posizione si faccia forte. Ecco. Il resto è per la città, e per la città e poi anche per l'ospedale, per riattivare un po' l'ospedale perché è rimasto senza nulla.
La città ha bisogno di tanti piccoli accorgimenti e quindi si faccia forte e insieme ai vostri assessori cercate di fare il meglio per Sulmona. Grazie. Grazie e buonasera a lei. Grazie. Beh, Sindaco, questo è quello che i cittadini chiedono. Poi sentiremo anche un sondaggio realizzato da Andrea D'Aurelio. Il tenore dei cittadini, i commenti dei cittadini sono tutti uguali, cioè, gli amministratori devono battersi per i problemi di questa città, mettiamo da parte le beghe politiche e pensiamo ai problemi seri, questo è il parere unanime, possiamo dire così, dei cittadini e questa telefonata ne è palese dimostrazione, Sindaco. Sì, io ringrazio innanzitutto la signora perché ha voluto supportarmi così in diretta da questa trasmissione. Ma è forte un po' la richiesta di tutta la cittadinanza, un richiamo anche alle forze politiche di essere uniti e di pensare ai problemi di Sulmona. La signora parlava dell'ospedale, io questa mattina sono stato all'Aquila, al Comitato Ristretto dei Sindaci, dove ho avuto modo di confrontarmi con il sindaco dell'Aquila, il sindaco di Avezzano, di Castello, sulle questioni relative alla sanità della provincia dell'Aquila. E ho rinnovato al dottor Silveri, al manager, tutte le problematiche connesse al nostro ospedale, perché se apriamo i giornali, leggiamo i giornali, vi sono molti problemi sull'ospedale di Sulmona, anche in altri ospedali, ma io penso che, come ha detto anche il sindaco della Cialente, Sulmona è stata un po' la cenerentola della nostra sanità. Per questo il 19 il dottor Silveri sarà di nuovo qui a Sulmona per confrontarsi con me sulla piattaforma che abbiamo predisposto insieme agli altri sindaci del comprensorio. Cioè, dopo la visita fatta all'ospedale, dopo l'intervento della dottoressa Colizza con diciamo, l'indicazione delle criticità, io ho chiesto adesso a Silveri di essere presente personalmente qui a Sulmona per cercare di dare alcune risposte. Abbiamo evidenziato il problema del CUP e quello del pronto soccorso, stiamo definendo la situazione per quanto riguarda la gara e ha avuto notizia oggi che ha risposto un ATI, un'associazione temporanea di imprese, dove dovrebbe esserci dentro, io non ho visto le carte ma la notizia che mi ha dato lì il dottor Silveri, il gruppo ICREA e la Sarda Leasing, perché era un ATI tra società di leasing e imprese di costruzione. Quindi è una proposta fattibile, quindi una proposta, si può andare avanti, una proposta che adesso la commissione naturalmente andrà a valutare. Come avevo detto l'altra volta, ho costituito il comitato di sorveglianza, che era quello previsto dalla Commissione, composto da me come sindaco e da due dirigenti del Comune di Sulmona, che devono seguire attentamente tutte le fasi di quelli che sono gli sviluppi per quanto riguarda la realizzazione dei moduli. E inoltre l'altra notizia è che si sono definite le pratiche per quanto riguarda le sale operatorie, quindi diciamo dal punto amministrativo stiamo abbastanza bene. Inoltre, come comune, come avevo anticipato, abbiamo già scritto ai proprietari dei terreni per quanto riguarda l'acquisizione di quelle aree sempre previste dalla convenzione per l'accesso delle attrezzature, degli automezzi e quindi da quella strada provvisoria che verrà aperta da via Montesanto e entrare verso l'ospedale. E quindi io spero il 19 di ridiscutere soprattutto su una questione importante. E come dicevo prima, era CUP pronto soccorso, ma soprattutto a lungo degenza, perché vi è una criticità forte nel nostro ospedale, cioè la presenza di molte persone che vengono ricoverate in medicina ma che poi vengono smistate in altre parti, proprio perché non abbiamo né le residenze sanitarie assistite né gli hospice. E questo è stato oggetto anche di un confronto serrato durante, diciamo, questa riunione odierna, perché io su queste questioni voglio avere dalla ASL una risposta, nel senso che noi abbiamo nel piano sanitario 18 posti lungo degenza che non sono mai stati attivati proprio in mancanza della struttura. Però l'incongruenza è che attendere la nuova struttura per attivare i posti, nel frattempo noi il disservizio c'è e rimane. Per quanto riguarda la sanità, Sindaco, era sorto un altro problema, segnalato in conferenza stampa qualche giorno fa dal Tribunale del Malato e dal sindacato FIALS. Il problema riguarda il SERT, che da unità complessa è diventato unità semplice, quindi ha perso la dirigente, la dottoressa Diciano, che è stata messa in mobilità. Si è parlato di questo con il dottor Silveri oggi? Oggi non ne abbiamo parlato perché abbiamo affrontato problemi più generali, perché io ho chiesto agli altri sindaci
sindaci di non di, attivare queste discussioni, perché il comitato ristretto è il comitato che valuta l'efficienza dell'offerta sanitaria sulla provincia. Questo è il compito di stimolo e di controllo nell'attività del manager. Non abbiamo discusso di unità operative né semplici né complesse, perché quelle saranno oggetto della piattaforma che abbiamo elaborato con i sindaci del comprensorio e con i sindacati. È indubbio che si affronterà anche quell'argomento il giorno 19, quando il dottor Silveri sarà qui a Sulmona. Abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. La infermiere, ci conosciamo tutti anche abbastanza bene, certo, però non parlerò dell'ospedale perché ci lavora, quindi so le criticità e anche le cose belle che Sulmona fa, che andrebbero più dette sul giornale anziché quelle negative. Allora io chiedo al signor sindaco questo: quando è che si può riparare il liceo classico per mettere in sicurezza e capire quella bellissima biblioteca che ha un patrimonio inestimabile di volumi che rischia di andare mangiato dall'incuria? E soprattutto anche il Museo Civico, che ha il catasto più antico d'Italia dentro di sé. E poi anche una domanda importante per il sindaco: fra non molto l'Italia avrà la presidenza della Commissione Europea per 6 mesi, ma qual è l'occasione migliore per il sindaco di chiedere un maxi finanziamento con tutti i sindaci della Valle Brigna per la messa in sicurezza del gigantesco patrimonio storico, artistico, civile e religioso della Valle Brigna, che darebbe posti di lavoro, è una città splendida, bellissima, che io da bolognese amo immensamente. Datevi da fare, e veramente, perché lei ne ha le capacità come commercialista e conosce molto bene le leggi. Un abbraccio grande e buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie, buonasera. Sindaco, come salvaguardare questo patrimonio che il telespettatore faceva presente? Sì, io mi dà lo spunto, signor Silla, per dire, perché noi siamo stati attaccati in questi 8 mesi, oggi, dopodomani si fanno 8 mesi di amministrazione. Siamo stati attaccati anche dalle forze di minoranza che hanno partecipato a questa amministrazione di immobilismo. Il signor Silla parlava del liceo classico. Io volevo ricordare ai cittadini che, grazie a una forte presa di posizione da parte del Comune di Sulmona, finalmente si è sbloccata la situazione del liceo classico. Si è sbloccata in che senso? Innanzitutto con la convenzione firmata con la provincia dell'Aquila in ordine all'esecuzione dei lavori, quindi abbiamo fatto una convenzione con la provincia, dove il Comune di Sulmona seguirà tutte le fasi della procedura, e si sta sbloccando anche dal punto di vista delle risorse finanziarie, cioè 4 milioni di euro di economie sui lavori delle scuole della provincia, su cui abbiamo già avuto l'autorizzazione da parte di Fossa, dell'ufficio del terremoto, e che oggi sono al vaglio della regione Abruzzo per quanto riguarda una delibera, ma un parere favorevole è già arrivato dal dirigente. Io penso che sia un piccolo passo in avanti rispetto ad una problematica che Sulmona aveva. E anche il rientro degli studenti che si sono stati spostati, sono rientrati all'altro istituto, al Mazzara, dove la provincia ha terminato i lavori, io penso che sia stato un ulteriore risultato fatto da questa amministrazione, proprio in ordine alle pressioni che abbiamo fatto con Del Corvo. Io ho chiesto ai candidati alla presidenza della regione dell'area di centrosinistra a cui io appartengo di inserire nei programmi alcune questioni specifiche sulla Valle Peligna, che noi abbiamo delle criticità forti che possono essere risolte con un lavoro assiduo da parte dell'amministrazione comunale, ma anche con un rapporto imprescindibile con la regione Abruzzo e col governo. E la questione della Basia Celestiniana, che è fulcro di una attività storica, monumentale e artistica, che può essere un momento di rilancio e di creazione di posti di lavoro in ambito turistico, è all'oggetto proprio del programma, un progetto specifico sulle aree interne che i candidati dovranno in qualche modo inserire, così come le questioni della sanità, delle infrastrutture di cui dicevo prima, ma soprattutto dello sviluppo economico, perché occorre andare a verificare quali sono le azioni che si vogliono sviluppare in un'azione di rilancio della regione Abruzzo, ma noi dobbiamo stare attenti ai problemi della Valle Peligna. Leggiamo un'email: carissimo sindaco, i problemi che affliggono la nostra città sono innumerevoli, ma non mi sento di addossare le colpe a lei e alla sua amministrazione.
Visto anche il poco tempo dall'insediamento, io credo in lei e nelle sue idee, perché la sua volontà di rinnovamento amministrativo è stata davvero inusuale e molto attuale per i tempi politici che stiamo vivendo. Voglio complimentarmi per il lavoro svolto e spero che continuiate il vostro percorso. Lei, sindaco, ha tutta la mia stima, è sempre presente e disponibile con tutti i cittadini. La voglio incoraggiare ad andare avanti. Si circondi di persone che amano come lei Sulmona e sono pronti a darsi da fare solo ed esclusivamente per migliorare la nostra città. Grazie Leonardo. Grazie Leonardo per l'incoraggiamento. La voglia c'è di fare, ce n'è tanta. È indubbio che poi quando ci sono delle incomprensioni scattano tutta una serie di meccanismi, di situazioni che forse possono anche indebolire, però io ho fatto uno sport un po' duro, che è lo sport del ciclismo, per cui è uno sport individuale a volte, che quando sei in salita e sei all'inizio della salita si fa fatica, però poi se hai un buon allenamento io penso che la tenacia e la quotidianità del lavoro possono riuscire ad andare avanti. Non c'è bisogno di doparsi per vincere. No, assolutamente, noi mangiamo i fagioli e le tagliatelle, siamo abruzzesi puri. Naturalmente la squadra è importante, ecco perché io, per ricollegarmi anche al discorso di Leonardo, aver ottenuto un risultato importante, perché io penso che forse nel comune di Sulmona si è ottenuto quel vero rinnovamento. Io non ho visto in altre amministrazioni comunali dove si è votato e dove si andrà a votare un rinnovamento da parte dei consiglieri comunali, e oggi i ragazzi che stanno in consiglio, l'intero consiglio comunale che è rinnovato nella sua interezza, io penso che anche dalle situazioni o dagli scresi tra i partiti che ci possono stare dalle liste, io penso che comunque hanno al punto centrale un obiettivo, che è quello della città di Sulmona, perché è una città piena di problemi, noi dobbiamo pensare ai problemi di Sulmona e non possiamo distrarci, quindi è giusto che quello che ci dicono i cittadini debba essere un monito e debba essere anche una strada che noi dobbiamo perseguire. Abbiamo una telefonata, pronto, buonasera. Pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto, la sentiamo, prego. Se cortesemente può tenere basso il volume del televisore. Pronto? Sì, pronto, la sentiamo. Pronto? Sì, la sentiamo, prego. Pronto? 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 La sentiamo? Pronto? Allora, deve sentire attraverso il televisore. Pronto? Proviamo a ricollegarci con il telespettatore. Una comunicazione per chi è da casa: dovete sentire non attraverso la cornetta o il telefono cellulare, ma attraverso il televisore, da non tenere troppo alto per evitare il ritorno in studio. Allora, abbiamo altre mail da leggere. Salve sindaco, dopo il consiglio comunale di lunedì 17, cosa farà per mantenere pulita la nostra città con un intervento in breve per risolvere il problema di rifiuti sparsi in tutte le circonvallazioni? Ormai si è capito che ci sono difficoltà delle cooperative e mezzi. Dalle puntate precedenti si è parlato e sentito da lei che il problema si sta per risolvere anche con il parere favorevole. Sarà questo il primo problema che risolverete? Una data certa. Grazie. Nicola. La data certa è quella per l'approvazione del bilancio. Uno dei provvedimenti che il Consiglio Comunale affronterà dopo il Consiglio 17 sarà quello delle esternalizzazioni. Abbiamo i documenti e i pareri per preparare la delibera da portare in commissione. Il Servizio delle Attrezzature Urbane e dei Trasporti sono oggi il punto debole del Comune di Sulmona. Non v'è dubbio, l'ho già detto nelle altre puntate precedenti, perché su quei servizi importanti non è stata fatta una riprogrammazione né delle risorse né delle attrezzature, e quindi oggi speriamo che con l'esternalizzazione di poter essere attenti e portare la nostra città ad un grado di livello di pulizia accettabile. È indubbio pure che occorre la collaborazione di tutti i cittadini, perché bisogna essere più attenti al nostro ambiente, più attenti alle
allo smaltimento dei rifiuti, bisogna essere più attenti anche a controllare chi viene a buttarci l'immondizia da fuori. Abbiamo una telefonata, pronto con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Pronto? La sentiamo? Pronto? Sì, pronto? Prego, è in onda, volevo in linea. Chiedere al sindaco, sì. Come mai lui forse non è mai capitato di entrare al parcheggio dell'ospedale? Lì bisogna metterci delle barche. Non credo che a lui non risulta, è una settimana che si galleggia lì. Purtroppo io sono un sulmonese proprio doc, però la gente che arriva dice mamma mia. Bene. Ecco, voglio sapere una risposta da lui, se può almeno metterci un po' di breccia oppure qualche barchetta per camminare. Grazie. Grazie al Sono tele... del Monte, Antonio. Sì. Grazie, grazie al telespettatore Prego. che Sono Antonio. ha perfettamente ragione. Lì ci sono delle pozzanghere, come dice il telespettatore, veramente ci vuole la barca per passare lì. Si Sì, crea ma questa si... situazione quando ci sono acquazzoni violenti, come in questo sicuramente momento. si riferisce Al parcheggio del... all'area, non il parcheggio quello Dove esterno, c'è forse, l'altro forse quello edificio... interno. Sì, questo problema c'è stato già segnalato, signor Antonio, quindi lei ha fatto bene a riproporlo, perché soprattutto quando c'è la pioggia lì Sì. diventa impraticabile. È indubbio che in questi giorni che affronteremo a parte un sopralluogo che farò fare domani mattina stesso, per vedere di dare una soluzione tampone a questo problema, ma è indubbio che nei lavori che affronteremo per la realizzazione dei moduli cercheremo di risolvere questo problema, che è un problema annoso e che è un problema che crea disagio ai cittadini. Allora, c'è un'altra mail, si riferisce sempre comunque ai lavoratori delle cooperative, il sindaco già ha risposto riguardo alla nettezza urbana, la leggiamo solo per correttezza. Gentile sindaco, sono benissimo a conoscenza della crisi politica che sta affrontando con la massima dignità, ma vorrei conoscere il futuro dei lavoratori del servizio nettezza urbana insieme alla cooperativa AM, di cui io faccio parte. Mi rendo conto che per lei possa essere un problema di minore importanza, ma noi vorremmo poter programmare la nostra vita con qualche sicurezza in più. Nelle scorse puntate ha già risposto che era arrivato il parere legale di un avvocato esterno, ma ad oggi si sta procedendo con la redazione degli eventuali atti. O si aspetta che arriva la scadenza del 31 marzo e rifare nuove proroghe, qualora la crisi si risolverà lunedì, pensa di accelerare l'eventuale processo di esternalizzazione. Sa, caro sindaco, come lei ben sa, i nostri problemi vanno oltre la crisi politica e vorremmo avere delle risposte decise. Risposto Sì, ha prima a questa risposto prima, domanda, quindi l'abbiamo penso solo di... letta per correttezza, certo, perfetto. Non so se abbiamo un'altra telefonata. Attendo comunicazione dalla regia, diversamente no, non abbiamo il telespettatore. Allora, possiamo nel frattempo sentire il sondaggio realizzato da Andrea D'Aurelio, così ha chiesto il nostro Andrea D'Aurelio, ha chiesto ai cittadini cosa ne pensate di questa crisi in atto al comune di Sulmona. Secondo lei la crisi è il problema principale di questa città oppure no? Sentiamo il parere dei cittadini. Non si può stare così, è impossibile andare avanti. Sono queste le parole dei cittadini in merito alla crisi politica di Palazzo San Francesco che negli ultimi giorni ha avuto un grande rilievo mediatico. È tutto un caos, ci dicono i cittadini del capoluogo peligno. Chi ci amministra è pilotato. Loro litigano e noi capiamo ben poco. Una cosa è certa, i problemi della città sono altri. I giovani non lavorano, i politici devono pensare a questo, devono combattere il tasso elevato di disoccupazione. Abbiamo il turismo nella nostra città, ma non dura nel tempo. Basta ora bisticciare. Tutto ciò crea solo confusione e distoglie i politici dal loro compito, che è quello di amministrare la nostra Sulmona. Diamo la parola ora ai cittadini e ascoltiamo cosa hanno risposto alle nostre domande. Che cosa ne pensate della crisi del comune? Qua è tutto un casino, qua loro sono pilotati, tutti i consiglieri, gli assessori,
debbono fare quelle che fanno quei tromboni come il governo. Al governo, D'Amato, tutto questo, Berlusconi, debbono tutti sottostare a questi qua. Quindi qua mo pare che si stanno addolcendo un po', però la questione è critica. Voi cittadini quindi siete risentiti di queste influenze? Qua alla Valle Peligna e noi stiamo addetrati di 60 anni, perché no, non leggiamo mai un deputato, mai un al governo, né uno alla regione e né il sindaco, perché ognuno è geloso di chi va a comandare per paura che si fa i soldi. Dice: qua sono tutti uguali, è inutile a parlare, fa quello. Ma tolgono questo e ce ne metteranno un altro. E andiamo più in crisi di prima, hai capito? Andiamo più in crisi di prima. È inutile, se ne ingagnano i cocci, se non cambiano cocci questi signori, ce la vediamo male, ma male, sempre più male, sia che voi che siete giovani e sia che io che sono vecchio. Allora, suggeriamo un po' a queste persone che amministrano che cosa devono pensare. Devono pensare che devono cercare tutti i modi di trovare il sistema, di poter fare quello che si può fare, creare un po' di posti di lavoro. Chi si litiga, le litiga sono affari loro. Che cosa fanno, quelle che devono fare, giustamente, e vanno litigando, mentre devono sapere amministrare il paese. Cosa ne pensate della crisi del comune? È pesante. Molto proprio pesante. Bisogna vedere che cosa si deve fare, perché è troppo, troppo, non si può stare così. Una giunta che si spacca così è impossibile. È impossibile andare avanti. Allora, secondo lei che cosa si deve fare? Ricomporre una giunta che dia avanti, perché gli andanti al voto, già è una crisi che ci sta, gli andanti al voto si spacca ancora di più. Qui i soldi non circolano, non c'è lavoro, non c'è niente. Come dobbiamo fare? Io sono un pensionato e tiriamo avanti così. Purtroppo questo è un criterio che bisogna rivedere. Lei, signora, cosa dice? Dico, io penso che si dovrebbero mettere d'accordo con queste persone che ci sono adesso. O si mettono d'accordo o si va al voto, così almeno si possa governare bene anche la città comunque. Perché non possiamo stare tira e molla, tira e molla, tira e molla. Quindi o si mettono d'accordo tutti insieme da non andare proprio allo sfascio, perché sa, tornare allo sfascio dopo neanche un anno è un po' pesante comunque, speriamo bene, uno si augura il meglio e non il peggio. Ma come cittadini i problemi della città sono questi o sono ben altri? Oltre a questi penso che ce ne saranno anche ben altri al di dietro. Noi conosciamo questi, poi non si sa se ce ne stanno ancora altri al di dietro di questi che ci sono. Bisogna anche dare una mossa comunque, speriamo che si possa risolvere sia il vecchio che il nuovo. Beh, ringraziamo Andrea D'Aurelio per questo sondaggio. Poche persone, poche ma buone, possiamo dire, i cittadini auspicano la risoluzione di questa crisi. Mi sembra di capire che i cittadini ormai non condividono più questa politica che c'è, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale. Sono stufi di questi meccanismi, di questo modo di fare in politica e dicono: pensiamo ai problemi. Quello che sta dicendo lei, sindaco. Voglio tranquillizzare pure un po' tutti i cittadini. E anche lei contesta perché questo metodo di far politica? No, ma noi le incomprensioni ci sono, anche quando si lavora anche ci sono delle incomprensioni. Io la cosa che voglio chiarire è che adesso ci troviamo in una fase in cui non c'è un sindaco che non ha una maggioranza. Ci troviamo in una fase dove un sindaco di centrosinistra ha lanciato un messaggio, ha lanciato un contatto con le altre forze di centrosinistra per cercare di rafforzare questa maggioranza. Quindi voglio tranquillizzare, perché io avevo detto che nel momento in cui non avevo più la maggioranza avrei lasciato questo incarico da sindaco e avrei favorito le elezioni anche subito. Quindi lei sostiene di avere una maggioranza. Certo. I tre consiglieri del PD cosa faranno lunedì? Ma i tre consiglieri del PD su cui sto discutendo, hanno aperto un confronto, c'è un confronto aperto sulla condivisione di
di alcune impostazioni che loro hanno, così mi hanno rimproverato, richiamato di aver individuato una giunta di amministratori che non è stata condivisa. Io ho posto altre questioni, nel senso che i miei collaboratori devono avere una disponibilità a tempo pieno, devono avere le professionalità adatte per aiutarmi, proprio perché ci troviamo in questo momento dove dobbiamo risolvere questi problemi. Le hanno chiesto però l'azzeramento della giunta. Hanno chiesto una rivisitazione. Lei non lo farà. Hanno richiesto una rivisitazione della giunta. Io lascio aperte tutte le ipotesi, nel senso che la condivisione che bisogna trovare è sulla professionalità e sull'impegno che devono avere i miei collaboratori. Se questi collaboratori, io devo avere la possibilità anche di individuarli in delle professionalità che provengono dai partiti, mi sembra anche una questione corretta, sulla quale però bisogna avere le idee chiare, perché la situazione che si è generata era derivante anche dal fatto che stava passando molto tempo, io avevo bisogno di avere una giunta operativa che comunque sta lavorando. Quindi se ci troviamo in un momento diverso, un dialogo che si è avviato con il Partito Socialista, con le altre forze di sinistra, adesso si farà una sintesi di questa situazione, quindi io non escludo anche di rimodulare una giunta che possa essere confacente alle esigenze del sindaco, alle professionalità del sindaco, che chiede il sindaco, ma anche una condivisione che possono avere tutte le forze che ci sono dentro di maggioranza, che sono all'interno del Consiglio Comunale. Si potrà rischiare anche di avere uno o due assessori tampone? Ma non è un problema, qui c'è un problema di operatività. Noi abbiamo delle deleghe molto riaccorpate su un numero di 5 assessori e gli assessori devono avere la possibilità di dialogare con i consiglieri comunali di maggioranza e devono avere soprattutto il tempo e la disponibilità per aiutarmi a portare avanti alcune iniziative che indubbiamente io sto seguendo a 360 gradi, perché poi noi non ci sono delle divisioni sui programmi e sui progetti. Noi abbiamo fatto un programma di mandato chiaro, preciso, votato dagli elettori, votato dal Consiglio Comunale, su cui non penso che abbiamo avuto difficoltà o incomprensioni oppure divisioni. Si tratta di trovare il modo migliore per lavorare e per andare avanti. Oggi quello che io rimprovero anche un po' a qualche altra forza politica che comunque aveva dato una disponibilità, cioè quella di dichiarare il fallimento politico in Consiglio Comunale. Io non penso che o di aver fallito. In Consiglio Comunale farò una relazione attenta delle attività che ho fatto in 8 mesi e alcune le abbiamo già sfiorate adesso, ma potrei elencarle o potrei dirle, altre sono ancora in corso. Quindi non si vuole bene alla città se un sindaco dichiara un fallimento. Io penso di non aver fallito, penso di avere una maggioranza e mi trovo in una fase. Il consigliere Di Benedetto l'altra volta diceva certo. è stato il suo partito a dire che lei ha fallito. No. Io ricordo la conferenza stampa del PD. Alessio Di Masci disse: visto che siamo alla terza crisi, quindi il sindaco vuol dire che il sindaco ha fallito per la terza volta e allora interveniamo noi come Partito Democratico e gli diciamo: guarda, per la giunta muoviti in questo modo. Non è quello, sono state le parole di Alessio Di Masci in questa conferenza. Non è quello. Che nessuno si può rimangiare perché sono registrate. Sì, quindi fallimento di un'azione politica amministrativa significa che noi ci siamo presentati con un programma di mandato che non abbiamo né iniziato, l'abbiamo fatto in parte. Io, mi sembra, dalle risposte che sto dando ai cittadini e che sto dando anche a lei, mi sembra delle iniziative le abbiamo portate avanti, qualche risultato è già arrivato, qualche risultato sta arrivando, poi entriamo nel dettaglio di quelli che sono i risultati. Se ci sono state incomprensioni è sulla modalità con la quale scegliere i collaboratori, perché io voglio avere delle persone a tempo pieno che abbiano delle professionalità e che possano aiutarmi nell'affrontare il problema comunale, il problema amministrativo, perché la politica non si fa solo in consiglio comunale e si fa un consiglio comunale al mese. La politica amministrativa è una guida della città, si fa tutti i giorni, si inizia alle 8.35 e si finisce la sera alle 7 con mezz'ora di pausa pranzo. Quindi questo è quello che ha bisogno oggi sul Mona. E io voglio condividere una squadra di collaboratori che operi in questo modo con me. Perché non posso, ripeto, come dire, l'altra volta avere assessori che vengono due ore al giorno. Nel momento in cui anche i gruppi, anche le forze non condividono con me questa impostazione, è logico che poi è successo che io ho individuato
alcune persone di mia fiducia che mi avevano dato questa disponibilità, ma sono aperto al confronto, sono aperto al dialogo, sono aperto alla condivisione in questi termini, perché abbiamo tantissime cose da fare. I lavori pubblici molti sono ripartiti e molti si stanno concretizzando in questi giorni, dobbiamo andare avanti. Stanno scadendo leggi di finanziamento, perché oggi con le risorse del comune che non ci sono abbiamo bisogno di riprendere fondi da fuori. Abbiamo il settore dell'urbanistica su cui abbiamo lavorato, io ho fatto una riunione con i tecnici, dei rappresentanti degli ordini, con gli uffici per cercare anche di snellire alcune pratiche burocratiche. Abbiamo bisogno di avere uno strumento che è quello del bilancio, senza il quale non potremo affrontare le esternalizzazioni. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni sull'ospedale, su altre questioni rilevanti della città, che c'è bisogno di tempo e di lavoro. E tempo e lavoro significa affrontare con forza queste tematiche di tipo amministrativo per poi produrre gli atti e produrre le delibere. Quindi io il confronto l'ho avuto non nel merito del mio programma amministrativo, che è quello con cui mi sono presentato alle elezioni e che sto portando avanti a 360 gradi su tutti i fronti. Poi parleremo delle vertenze occupazionali, parleremo dei nuovi insediamenti produttivi, parleremo dell'ufficio del terremoto, parleremo insomma di tutta una serie di questioni che oggi sono quelle azioni che messe insieme possono far ripartire la città. Su questo non ci siamo divisi, ci siamo divisi su chi e come e dove deve insieme a me portare avanti questa situazione, questo tipo di attività. Io su questo, certo, è una richiesta ben precisa che ho fatto alle forze politiche. Quindi lei ha detto che ha avuto un incontro con i socialisti, solo con i socialisti? Io ho chiesto al Partito Socialista, ma in funzione anche in virtù di quel mandato che ho ricevuto dal mio partito a livello regionale, che è il Partito Democratico, con cui mi sono confrontato, con cui mi sto confrontando, ieri c'è stata una riunione importante sulle elezioni regionali, di ristabilire quella maggioranza che c'è a livello regionale, perché a livello regionale c'è il PD, c'è il CSL, c'è il DV, c'è il Partito Socialista e ci sono le altre forze civiche di centrosinistra. La stessa situazione non è qui a Sulmona, quindi io ho chiesto di poter dialogare con alcune forze per rafforzare questa maggioranza e ripartire con questa maggioranza. Su alcune sto discutendo, su altre invece ho trovato una barriera, perché la barriera è quella del fallimento della mia azione, che io rimando al mittente perché non c'è. Poi leggo alcune dichiarazioni anche di alcune forze, liste civiche tipo SBIC, dove dicono che abbiamo fatto niente. Insomma, mi dispiace di questo, perché io ho fatto anche alcune richieste a SBIC, una per tutte, quella dell'area dello sgabbamento dei cani, l'ho fatta da luglio, sto ancora aspettando che mi si dia una risposta. Ma le proposte buone che sono arrivate le abbiamo fatte nostre e le abbiamo portate avanti, ma altre proposte non sono arrivate. Quindi chi parla di mobilismo deve prima farsi il mea culpa, perché sta insieme a me in consiglio comunale, e poi viene a dire al sindaco: tu sei immobile perché non hai fatto questo, non hai fatto questo, non hai fatto questo. Io Sbic dico, le ha detto di tornare a bordo comunque. Beh, a bordo di che cosa? Io ci sto a bordo di che devo tornare? Parlando con il consigliere tornare. Lucci ha detto: oh, il sindaco è ostaggio di personaggi che lui ha voluto, quindi Peppino Ranari che torni a bordo presto. Non è ostaggio di nessuno, io ho fatto quello che dovevo fare, ho fatto le primarie, ho fatto la campagna elettorale, faccio il sindaco di Sulmona. Da sindaco di Sulmona ho il dovere istituzionale di ascoltare, perché non sono più un candidato, ma sono un sindaco. I cittadini ci chiedono di governare e io la prima risposta devo darla ai cittadini, assumendomi le mie responsabilità, facendo un passo indietro dove lo devo fare, mantenendo un'impostazione dove la devo mantenere, ma io penso che io sono una persona che ormai mi conoscete abbastanza determinata su alcune questioni e certamente non posso non dire che in 8 mesi non abbiamo fatto delle cose, perché le cose io posso documentare che sono state fatte su tutti i settori a 360 gradi. Allora, abbiamo una telefonata, soltanto c'è un'email molto interessante di Emanuele Incani, sì, il quale scrive: il sindaco è pentito di essersi candidato. Però sentiamo prima il telespettatore. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Sì, prego. Sì, salve, buonasera signor sindaco. Voglio farle una domanda che penso vogliano farle tutti i cittadini di Sulmona.
Ed è questa, cioè sapere quali sono i veri motivi delle dimissioni date dai tre consiglieri di maggioranza, perché ancora ad oggi non sono ben chiari i motivi, diciamo così. Non si sono dimessi? No, non si sono dimessi i consiglieri. Hanno minacciato di uscire dalla maggioranza, sì. Però non si sono dimessi. Vorrei saperne il motivo però, perché non è ben chiaro. Cioè tra la stampa e le dichiarazioni che vengono date c'è un po' di discordanza. Bene, grazie. Allora, rispondo. Il motivo è stato essenzialmente quello che nel momento in cui c'è stato un impasse tra le forze politiche nell'individuare delle persone di riferimento dei miei collaboratori, io ho preso un'iniziativa e ho nominato delle persone che sono vicine di mia fiducia e che in questo momento stanno lavorando. Questa situazione non condivisa ha generato una presa di posizione così forte da dire va bene, noi usciamo dalla maggioranza, facciamo non va bene sindaco, le cose eccetera. Io contestualmente ho posto sul piatto l'altro discorso, bene, condividiamo, ma su questioni di presenza a tempo pieno, di professionalità e di condivisione del programma di mandato che noi dobbiamo portare avanti. E adesso, dopo il comunicato del PD regionale, cosa fanno? Rientrano dalla porta accanto? Ma non è che rientrano, questo è un grande partito dove si discute, dove si dice a livello nazionale Renzi discute con Letta, Letta va dal Quirinale, Renzi non sa se è candidato, cioè è una situazione in evoluzione a livello nazionale. Bisogna avere la responsabilità, io come sindaco devo averla, di dialogare, perché probabilmente anche quella presa di posizione non è stata condivisa da loro che hanno reagito in quel modo, ma non siamo divisi sulle cose da fare, siamo divisi su come portare avanti la questione, anche perché io, qualcuno l'ha detto in una conferenza stampa, sono un sindaco esigente, quando anche ho parlato con i dipendenti, eccetera, però purtroppo Sulmona oggi ha bisogno di prendere il toro per le corna, bisogna fare in questo modo qua. Dopodiché per rispondere anche ecco, il sindaco è pentito di essersi candidato. No, io non, per me è un grande onore, un grande orgoglio essere sindaco di una città di Sulmona. Penso che tutti quanti noi abbiamo un dovere di far rispettare questo nostro territorio, soprattutto quando stiamo fuori, cercare di far valere le nostre ragioni. È indubbio che in un momento particolare, quando si ha una famiglia con i bambini piccoli, si ha un lavoro, perché faccio il professionista, quindi non sono un lavoratore dipendente che si mette in mobilità e fa il lavoro di sindaco, è indubbio che la vita si complica, nel senso che fare il sindaco è un lavoro molto, molto, molto impegnativo. E quindi la mia amarezza, l'amareggiamento che io avevo avuto nel momento in cui c'era stata questa situazione è perché dopo 8 mesi, durante una corsa, quando stai affrontando i problemi dell'ospedale, del tribunale, dove quello è un altro piccolo passetto che noi abbiamo portato a casa, perché io voglio ricordare ai telespettatori che sono stato l'unico sindaco ad essere ricevuto dal ministro Cancellieri, dove sono andato a rappresentare insieme agli avvocati che hanno fatto lo sciopero della fame, perché qualcuno se ne è dimenticato, che Cancellieri si era impegnato in un percorso, e quel risultato, grazie anche ai parlamentari, al senatore Legnini, alla senatrice Stefania Pezzopane, alla senatrice Pelino, che hanno lavorato in silenzio e hanno lavorato fortemente, siamo riusciti a ottenere quella proroga che oggi ci permette di rimpostare una situazione. Ma il lavoro non è finito, perché domani si terrà ad Avezzano una riunione sul secondo referendum per quanto riguarda i tribunali. Bisogna lavorare fortemente con gli ordini professionali, non bisogna abbassare la guardia per presentare un progetto di legge sui tribunali di montagna, quindi fronte del tribunale, fronte dell'ospedale, fronte dei rifiuti, insomma ci vuole un impegno forte. Questa è la condivisione che io voglio fare con tutti i miei consiglieri comunali e con tutte le forze politiche che mi sostengono. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Sì, prego. Pronto, mi sente? Prego, la sentiamo. Buonasera, vorrei chiedere cortesemente al sindaco cosa intende quando dichiara che vuole delle persone in giunta a tempo pieno.
quali sono queste persone a tempo pieno? Sono i pensionati o sono i figli dei vecchi politici che sono disoccupati? No, grazie, no, buonasera. Grazie. Grazie alla signora la stanno martellando sulla crisi, non sì, è sì, vero ma che io, non interessa. Ma io rispondo pacificamente e pienamente. Allora, il punto è il seguente. Avere persone a tempo pieno significa avere persone che possono dedicarsi naturalmente al comune di Sulmona, perché è un impegno anche da assessore, è un impegno perché bisogna seguire la struttura, bisogna provvedere agli atti amministrativi, bisogna seguire le cose che si fanno, bisogna prendere la macchina e andare alla regione a cercare i soldi, bisogna preparare con una squadra e seguire con una squadra tutte le problematiche del Comune di Sulmona. È indubbio che questo maggiore impegno derivante dal minor numero di assessori, perché prima ce n'erano 7, oggi ne sono 5 gli assessori, e con l'eccezionale gravità del momento in cui versa la nostra nazione, ma soprattutto la nostra Sulmona, richiedono questo impegno di tipo particolare. E quindi qui c'è il discorso tra il rinnovamento che io ho portato in consiglio per i giovani e l'impegno che oggi si chiede. Io ho già avuto modo di dirlo in qualche altra occasione. Ci sono degli assessori che hanno lasciato il proprio lavoro e si sono messi a disposizione del Comune di Sulmona, rinunciando a quella che era la loro attività e andando avanti con un compenso che sembra che siano 600-700 euro al mese quello che prende un assessore per stare lì, e quindi dedicarsi a tempo pieno. Tante disponibilità non si hanno proprio perché qualcuno deve lasciare il proprio lavoro. Leggevo ieri sulla stampa che a sindaco di Pescara hanno richiesto la candidatura al dottor Ricci, che è il manager di una grande azienda, e ha detto: mi dispiace, ma io non lascio il mio lavoro per fare il sindaco di una città seppur importante come quella di Pescara. E quindi è indubbio che anche questa situazione del tempo pieno si può recuperare magari a chi ha finito di fare il proprio lavoro, ma si sposa male questa situazione anche con un discorso di rinnovamento. Quindi è questa la problematica e la discussione che oggi c'è, perché magari si prende un assessore che è una persona che sta in pensione, si dice: ah, eccoli qua, sono magari, perché c'è una persona esperta, c'è una persona che comunque conosce di attività amministrative, conosce anche come raccordare le situazioni. Quindi è proprio questa la difficoltà nel contemperare. Sicuramente i miei assessori, non è che l'assessore è un posto di lavoro, cara signora, né tantomeno lo è per i giovani o i figli di qualcuno, per l'amore di Dio, questo non è quello che oggi ha bisogno Sulmona. Oggi Sulmona ha bisogno di professionalità che sicuramente devono fare uno sforzo per venire a fare gli assessori, perché c'è un impegno importante. Io penso che se questo impegno importante lo si dà quotidianamente sul nostro comune di Sulmona, io penso che qualche piccolo risultato si porti a casa, naturalmente con l'impegno di tutto quanto il Consiglio Comunale. Ci sono state delle situazioni di dialogo anche con i consiglieri di minoranza, io non sono stato un sindaco chiuso alle proposte dei consiglieri di minoranza, probabilmente in qualche legislatura precedente la minoranza non poteva neanche presentare idee. Io mi ricordo il consiglio di Anna Morelli, ogni consiglio comunale, ordine del giorno, non gli hanno fatto passare poco e niente. Io penso che su alcune proposte il consiglio comunale si è tenuto unito, proprio perché anche se venivano dalla minoranza noi l'abbiamo accolte, e naturalmente quelle giuste sono state contemperate con le nostre iniziative e sono andate avanti. Però qui ci vuole lo sforzo di tutti e in un'unica direzione, che può essere un programma amministrativo e di mandato, che è quello del sindaco Peppino Ranalli, che probabilmente non è quello degli altri consiglieri che si sono candidati con altri candidati sindaco. La cosa che mi irrita un pochettino è che probabilmente da un lato si tende la mano per il bene della città e poi il giorno 7 mi hanno notificato il secondo ricorso al Consiglio di Stato per chiedere di annullare le elezioni e per mandare a casa questo sindaco.
Allora io quello che chiedo... Parliamo però di due liste di cui una non è rappresentata in Consiglio Comunale. Due liste, una è rappresentata in Consiglio Comunale... Quella rappresentata al Consiglio Comunale c'è solo Sulmona al centro che fa riferimento al consigliere Gianfranco Di Piero. Consigliere Gianfranco Di Piero e il consigliere provinciale Andrea Giorgio. I socialisti non hanno presentato il ricorso. I socialisti non hanno presentato il ricorso, ma... Sulmona Democratica 9, che è firmataria del primo ricorso. Sì, anche se... I termini erano scaduti. Ne condivide i contenuti. Il Partito Socialista... ha avviato un'iniziativa parlamentare che ritengo sia la strada istituzionale corretta nel momento in cui non si considera che ci sia un vuoto legislativo su questa situazione. Il TAR in primo grado si era espresso in modo contrario, però qui dobbiamo pure capirci, perché non si può volere bene a Sulmona e poi dire al sindaco: no, tu vieni e dici che hai fallito. E contestualmente si presenta il ricorso al Consiglio di Stato, insomma, si va insieme oppure ognuno fa la sua parte. Io sono il sindaco di una coalizione, ho un mandato per allargare questa coalizione. Nel momento in cui questa coalizione non ci riuscisse ad allargare, si andrà avanti con la maggioranza che mi ha sostenuto durante la campagna elettorale e che è oggi presente in Consiglio Comunale. C'è un'altra domanda di Emanuele Incani. Vorrei sapere se il sindaco ha notizie circa l'utilizzo dei fondi FAS destinati alla Valle Peligna, 16,5 milioni di euro. Sono passati 5 anni dall'annuncio di Chiodi di questi fondi per la Valle Peligna. Allora, oggi pomeriggio si è fatto una riunione alle 5:30, a cui io non ho partecipato, ma hanno partecipato un dirigente del Comune di Sulmona, in ordine all'utilizzo della parte dei fondi dei privati. Voglio ricordare anche alla cittadinanza che nel momento in cui si è insediata questa amministrazione, oggi mi sono fatto un conto per cercare di capire quante volte ho riunito i sindaci della Valle Peligna presso il Comune di Sulmona, e tra i fondi, la riunione dei fondi FAS, che sono state quelle più numerose, tra quelle del Tribunale, tra quelle dell'ospedale, tra quelle dei comuni fuori cratere, i sindaci in 8 mesi si sono riuniti 22 volte presso il Comune di Sulmona. Perché il territorio non era unito, perché il territorio, con la mancanza dell'attività da parte del Comune di Sulmona, aveva preso delle strade diverse, e anche quella dei fondi FAS che si erano bloccati. Grazie anche al nostro intervento siamo riusciti a sbloccare le iniziative sui fondi FAS, a presentare un progetto comune tra i comuni della Valle Peligna, ognuno naturalmente per le sue specificità, e siamo riusciti a far approvare al Comitato di Sorveglianza il distacco di 5 milioni di euro relativi ai fondi privati, che adesso devono essere messi a bando. Okay. Sui fondi pubblici si è creato un gruppo di lavoro coordinato dal nostro ingegnere Sabatino Silvestri per quanto riguarda la presentazione di un progetto di massima per i fondi relativi agli enti locali, dove naturalmente si vedono dei progetti che partono da Sulmona, col discorso del lab turistico per recupero di viaturati e di tutta l'area del parco fluviale, per poi estendersi con un raccordo a tutti i comuni della Valle Peligna. Su questi secondi fondi stiamo lavorando per presentare alla Regione e quindi alla dottoressa Zuffada e quindi al Comitato di Sorveglianza la nostra proposta, che è in itinere. Allora, mancano 5 minuti alla conclusione di questa trasmissione. Io comunque devo leggere ancora alcune mail che sono arrivate in redazione, quindi chiedo alla regia, se possibile, 2-3 minuti di proroga, non di più, per dare la possibilità a tutti i telespettatori di esprimersi. Allora, vorrei sapere se negli ultimi mesi sono state levate multe dalla Polizia Municipale per il conferimento improprio di rifiuti. Io ho firmato un'ordinanza un paio di mesi fa e ho dato mandato al Corpo di Polizia Municipale e agli altri collaboratori dell'Ampana per quanto riguarda il servizio del controllo. Se siano state levate sanzioni, questo non so rispondere, perché non ho ripreso di conto, ma lo farò e quindi lo dirò nella prossima trasmissione.
Ho letto i profili di Facebook delle persone coinvolte con questa maggioranza, mi chiedo, dopo le parole di Pantaleo e dei componenti della sua lista, certo che partecipo, dopo aver letto le parole di Valerio Giannandrea, riassumendo a parte le male parole e il resto fuori il PD, dentro e sul Mona Unito, vabbè, forse qui non si è espresso bene il telespettatore, secondo lei il rapporto tra questi e i componenti del PD si ricomporrà o dovremmo aspettarci una guerra all'interno del Consiglio Comunale? I telespettatori si preoccupano. Sì, io... è giusto che la città sappia pure che siamo in nel 2014 e che quindi la politica si fa anche sui social network. Io non sono d'accordo su questo. Ci sono dei comuni che fanno delle ordinanze precise da parte dei sindaci affinché le attività istituzionali non vengano pubblicizzate. Ma non è questo il discorso, perché anche io ho un profilo, lei ha un profilo Facebook, infatti, dove la notizia della chiusura delle scuole quando c'è stata la neve è stata il mezzo più veloce. Io ritengo che bisogna riapprovarsi anche delle situazioni con cui fare politica, perché i consiglieri comunali, soprattutto quelli più giovani, che magari sono più attenti anche alle novità, sono attenti anche alle varie fasi della politica a livello nazionale, eccetera, hanno però una responsabilità, che è quella del consigliere comunale. Hanno un importante dovere, che è quello di conoscere quelli che sono i regolamenti, quelli che sono le procedure, quelli che sono gli atti amministrativi. Io penso che si debba dar meno retta alle chiacchiere che vengono fatte questi su pareri, su questioni, su scaramucce, ma bisogna poi dare consistenza all'attività amministrativa in Consiglio Comunale con proposte di delibere, con iniziative, con discussioni nelle sedi consigliari competenti, perché quando si viene eletti in Consiglio Comunale, tutti i consiglieri comunali hanno un obbligo, non solo nei confronti di chi è stato il loro elettore, ma nei confronti di tutta la città, per cui io non seguo, non sono un attento lettore di Facebook, però penso che poi le impressioni... C'è le qualcuno cose che glielo riferisce, però... Se ha un profilo qualcuno che gestirà il posto suo. Sì, sì, no, ma diciamo che è abbastanza legato alle attività più importanti. Oggi comunque bisogna prendere atto che è un metodo di comunicazione. Certo. Magari è un metodo di comunicazione dove siamo... Io ho 2.900 amici su Facebook per le richieste di amicizia che sono state fatte. Quando ho chiuso le scuole per la neve, il giorno dopo ho avuto 300 richieste di amicizia per fare una battuta, però è pure... Basti pensare comunque che però, Obama ci ha vinto la campagna elettorale. Però è pure vero che poi magari si è amici su Facebook, poi magari ci si incontra per la strada e non ci si saluta. Beh, questo è un altro aspetto. La politica però io preferirei che si svolgesse all'interno delle istituzioni, perché quello che manca anche qui è il discorso istituzionale di rappresentanza di una città. Se no dobbiamo correre, leggo le ultime mail. Buonasera signor Sindaco, lei non ha fallito affatto e non ascolti chi purtroppo è manipolato dall'alto. Sindaco, mandi a casa chi nella giunta non è utile per la città perché è poco presente e incoraggi chi si dà da fare. Accende i motori e riparta più forte che mai. Grazie mila. Andiamo avanti, quindi il sindaco è soddisfatto di questa risposta, di questa mail, evitiamo la risposta per correre. Allora, vediamo un po' se abbiamo, sì, allora abbiamo un altro telespettatore. Allora, salve sindaco, visto che l'approvazione del bilancio incide anche sul buon funzionamento della città, vi siete dati una data certa? Sarà in breve o a lungo termine? Grazie Luigi. Quindi il bilancio? No, il bilancio c'è una legge che impone l'approvazione a marzo, salvo proroghe. L'anno scorso è stato approvato a novembre perché c'era la campagna elettorale, c'era la novità della Tares. Io ritengo che il bilancio debba essere approvato subito, perché oggi stiamo lavorando per dodicesimi. Abbiamo avuto anche delle difficoltà in questi giorni, anche su una grande iniziativa che stiamo portando qui a Sulmona,
che è quella di un convegno medico importante, un'attività per 5 anni, e io purtroppo Quando si farà? prevista per aprile-maggio, e naturalmente ha bisogno di delibere, ha bisogno di sostegno, ha bisogno di finanziamenti. Purtroppo anche col bilancio in dodicesimo, non essendo approvato, qualche problema ce lo sta dando. Quindi il bilancio è lo strumento nel quale poi si calano quelle che sono le iniziative. In questi giorni stiamo rivedendo il piano delle alienazioni, perché il piano delle alienazioni è quello che poi finanzia le opere pubbliche. Siamo a buon punto e quindi dobbiamo spingere per approvare immediatamente questo strumento. La zona PEP, ancora lavori interrotti. Come mai, Fabio? Leggiamo anche la successiva, così siamo rapidi. Buonasera, mi chiamo Antonio e vorrei sapere quando iniziano i lavori in viale della stazione. Sono 6 mesi che devono iniziare, quindi zona PEP e viale della Sì, zona stazione. PEP, ho risposto l'altra volta, contratto di quartiere, si sta riunendo la commissione. Ieri o l'altro ieri sono arrivate le offerte e quindi si stanno valutando le offerte, quindi sono i tempi tecnici delle procedure amministrative per l'inizio dei lavori. Viale della stazione, il progetto noi l'abbiamo già approvato diverso tempo fa in giunta, la data precisa non lo so, ma la posso comunicare martedì prossimo. Allora, abbiamo un altro messaggio, una telespettatrice che ci ha telefonato qualche giorno fa e le sottopone una domanda, un attimo solo, giusto il tempo. Ecco qui, sono invalida e disoccupata, si parla della crisi, però cosa si sta facendo per far aumentare i posti di lavoro per queste due categorie, invalidi e disoccupati? Sui disoccupati il ragionamento è molto importante. Io davo i numeri dati i numeri qualche trasmissione fa: 10.000 iscritti all'ufficio collocamento, 800 persone sulle liste di mobilità. C'è qualche iniziativa in corso. Noi, appena insediati, abbiamo dovuto affrontare il discorso della Medibev, soprattutto per quanto riguarda le attività estrattive dell'acqua, e quindi abbiamo partecipato con la conferenza dei servizi per permettere a quell'attività di partire. Io conosco il management, ho avuto modo anche di indirizzare alcune attività, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti, anche sulla nuova legge Sabatini, e quindi penso che poi il management si stia dando da fare per non solo far ripartire quell'attività, ma anche per iniziative collaterali che possono esserci. C'è un'iniziativa in corso per quanto riguarda la riattivazione della centrale che si trova a fianco la Fiat, che era stata chiusa e quindi può riportare una decina di posti di lavoro. Occorre indubbiamente intercettare quelli che sono i finanziamenti regionali. Ci sono molti bandi, per rispondere anche alla domanda prima di Incani, che penso la Giunta non abbia ancora, la Giunta regionale abbia pubblicato, perché siamo in una fase particolare, che è quella delle elezioni. Quindi bisogna essere attenti a questi finanziamenti che ci sono, che permettono la nascita di nuove imprese, soprattutto per quanto riguarda i disoccupati. Una buona parte di finanziamenti arriveranno con questi 5 milioni di euro di fondi FAS, e quindi io penso che l'attenzione alle normative regionali, soprattutto per quanto riguarda le nuove attività, debbano essere prese in considerazione per far ripartire l'iniziativa di tipo economica. È indubbio che il Comune di Sulmona non ha grandi strumenti se non quelli di velocizzare la macchina amministrativa, delle licenze, delle attività. Per quanto riguarda, diciamo, l'avvio dell'attività burocratica. Sì, dobbiamo chiudere per forza, io sento il telefono squillare ancora, comunque diciamo stop alle telefonate, c'è anche un'altra mail, comunque questo argomento lo affronteremo martedì prossimo, le dico semplicemente che un telespettatore rivuole gli autobus lungo Corso Video. Comunque affronteremo il discorso centro storico nella prossima puntata, martedì prossimo, quindi ci rivedremo sindaco dopo il consiglio comunale di lunedì e quindi vedremo cosa accadrà lunedì in questa seduta che ricordiamo ci sarà alle 15:30, mentre chiedetelo al sindaco martedì alle 21:30. Arrivederci.